Benvenuti in questo nuovo appuntamento di Review, in diretta oggi dalla nostra postazione di intervista, quindi questo già vi consente di comprendere che abbiamo un ospite in studio con noi che aspetterò prima di presentarvi, perché come sempre facciamo al mattino insieme partiamo con una introduzione che comincia in qualche modo a farci venire un po' l'appetito della chiacchierata di oggi. Oggi parleremo di identità, l'identità che ogni essere umano detiene nella nascita e il modo in cui il peccato durante la crescita e anche l'evoluzione dell'età e della proprio della statura anche fisica in qualche modo vuole deturpare da ognuno di noi. E poi interviene la possibilità di riacquistare, di riacquisire nella nostra vita proprio l'identità che il Signore ci ha affidato quando ci ha creato. Questo è un incontro straordinario di identità alterata e in qualche modo violentata. Parleremo con il nostro ospite in studio con noi, che aspetto ancora a presentarvi, perché intanto, come sempre facciamo in apertura della nostra diretta delle 12, prendiamo insieme, proprio per consentirvi, perché no, di prendere posto e di accomodarvi, prendiamo insieme sempre, come sempre, il caffè biblico. Cari amici, buongiorno. Sono davanti al Ponte Nomentano, un piccolo e suggestivo ponte di epoca romana costruito sul fiume Agnene, il secondo fiume della città dopo il più famoso Tevere. E da sempre questo piccolo ponte cattura l'attenzione dei viaggiatori che percorrono l'antica via Nomentana e si dirigono a Roma. Sulla via Nomentana, in 2000 anni, su questo ponte sono transitati nei secoli imperatori, re, barbari, papi e rivoluzionari. Nell'anno 800 d.C. questo ponte fu il teatro dell'incontro tra Papa Leone III e Carlo Magno, che venne a Roma per farsi incoronare re dal pontefice come grande e pacifico imperatore dei Romani, dando così vita al Sacro Romano Impero. Qui c'è tanta storia, su questo ponte è transitata veramente tanta storia, proprio qui dove sono in questo momento. E quando guardo un ponte, penso però a un altro ponte, che non è stato gettato sopra un fiume, ma su di un abisso che nessun essere umano è stato mai in grado di superare. È l'abisso tra noi, miseri peccatori, e un Dio santo. Ma il Vangelo, la buona notizia, ci ricorda che circa 2000 anni fa Gesù, il Messia, il Cristo, è venuto per darci la possibilità di attraversare questo abisso, e lo possiamo leggere nella lettera di Paolo ai Colossesi al capitolo 1. Poiché a Dio Padre piacque di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Gesù, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Sì, cari amici, la croce di Gesù è il ponte che Lui stesso ha gettato per farci passare dalle tenebre alla luce, dall'incredulità alla fede, dalla disperazione alla gioia, dalla morte alla vita. Milioni e milioni di uomini e donne, famosi e sconosciuti, in 2000 anni lo hanno attraversato, e ancora milioni lo stanno attraversando. Anche tu puoi passare l'abisso del peccato per mezzo del sangue della sua croce e sentire sull'altra sponda l'abbraccio del Padre. Con queste parole ti auguro una buona giornata, ti saluto dal Ponte Nomentano e che il Signore ti benedica. Bentornati in studio, grazie per questo caffè biblico. Siamo felici, come vi dicevo in apertura, di avere con noi un ospite che ci è venuto a trovare nel nostro spazio interviste di Review alle ore 12 e col quale parleremo di un argomento molto importante che tocca la vita di tutti gli uomini, ovvero l'identità. Un'identità
attentata. Questo è il titolo della nostra chiacchierata di oggi, perché scopriremo insieme al nostro carissimo ospite proprio il piano del nemico che vuole attentare la vita di ognuno di noi, iniziando proprio dal chi siamo, da che cosa, quali sono i nostri connotati spirituali. Il Signore ci crea con un'identità chiara che poi il peccato deturpa, e scopriremo insieme, anche attraverso la storia del nostro carissimo ospite, come è avvenuto nella sua vita. E vi do il benvenuto e vi presento subito il nostro carissimo Giancarlo Cangiano, che ci ha raggiunto qui negli studi dalla meravigliosa Vico Equense. Benvenuto Giancarlo, grazie per grazie a te Michele. E grazie a tutti quelli che oggi ci ascoltano. E voglio veramente, sinceramente, mettere anche io, come tu hai già fatto, tutto nelle mani del Signore, perché Amen. Possa essere di profitto, utile a chi ci ascolta, Michele. Amen, amen. Giancarlo Cangiano è un componente dell'Hope Alliance, una congregazione, un'alleanza di case di preghiera in Italia e non solo, ma è anche il referente della Torre di Intercessione Efraim, che è un gruppo appunto di preghiera che ha uno scopo preciso proprio. Poi ci parlerai, ci racconterai anche che cosa fate intorno a questa grande e meravigliosa missione. Ecco, il cuore per la preghiera rappresenta già di per sé una grande realizzazione del piano di Dio nella vita di Giancarlo. Certamente. Però tutto è nato in tempi in cui forse non avevi ancora e proprio chiaro il piano di Dio per la tua vita, perché oggi parliamo di identità e vorrei proprio chiederti, Giancarlo, raccontaci un po' della tua storia. E se vogliamo parlare di identità, Michele, allora io partirei da prima di quella che è stata una mia conversione forte, cosciente, di quando ho potuto finalmente conoscere il Signore, trovarlo. E se parliamo quindi di identità precedentemente a questa conversione, devo dirti che è stata motivo di disagio, perché giustamente, ecco, non avevo un'identità precisa, non era chiaro nella mia mente, nel mio cuore, chi io fossi e che cosa facessi su questa terra, quale fosse il mio destino. Era una crisi di identità, una crisi che poi dopo si risolse giustamente quando, incontrando finalmente il Signore, trovai finalmente un'identità in Lui. Alleluia. E questo fu una cosa meravigliosa. Fu uno dei punti, dei vantaggi, delle benedizioni che successero nella mia vita, trovando Lui. Sì. Alleluia. Sì, Michele. Alleluia. Noi ci ritroviamo sempre dinanzi a storie diverse che poi convergono sempre, Giancarlo, verso tutte quante, verso un unico punto, che è quello dell'incontro con Gesù. Però quella dell'identità questa mattina sembra essere proprio un'argomentazione che ci riguarda e che ci vuole toccare un po' più da vicino, perché quando noi parliamo in generale dei grandi problemi che affliggono l'uomo nella sua intimità, anche nella sua relazione con gli altri, è sempre frutto di una identità intaccata. Io vorrei proprio approfittare di questa chiacchierata per fornire in qualche modo anche un po' l'identikit di chi crede di vivere un'identità libera, ma nella sostanza non è ancora identificato nell'identità che Dio vuole dare alla sua vita. Quando Dio ci crea con un'identità di figlio, poi arriva il peccato e ci ruba, ci confonde, accade qualcosa. Ora voglio parlare col Giancarlo che si ricorda ancora quello che era, forse anche pieno di precetti e di convinzioni religiose. Poi ad un certo punto ha dovuto fare i conti con la realtà, e la realtà è proprio quella di un'identità smarrita. Che consiglio dai a chi forse in questo momento della sua vita sta vivendo, come hai vissuto tu, una crisi di identità? È il consiglio che io do di tutto cuore, ecco, che il Signore mi suggerisce anche in questo momento,
è quello di cercarlo, cercare Lui, il Signore. E voglio anche diciamo incoraggiare in questa ricerca, perché il Signore ci assicura che tutti quelli che lo cercheranno lo riusciranno a trovare. Lui si farà trovare da quelli che lo cercheranno. Voglio anche dire che per me in realtà non fu facile riuscirlo a trovare, anche perché diciamo nella mia vita successe che io mi allontanai dal Signore, e così tanto mi allontanai dal Signore che poi quando dopo mi trovai smarrito, cosciente di essermi perduto, e incominciai a desiderare di trovarlo di nuovo, non fu una cosa semplice. Non fu una cosa semplice. Quindi io, immaginando che questa mattina ci siano delle persone giovani che con tutto il cuore vogliono riuscire a trovare il Signore, e ci siano delle persone un po' più adulte che magari si trovano in questo momento lontane da Dio, ecco, io voglio incoraggiare tutti a cercare il Signore. Amen. Alleluia. Non è difficile per quelli che con tutto il cuore lo vogliono trovare. Amen. E può essere un po' più difficile per qualcun altro che pensa di essersi allontanato di più, ma tutti, tutti possono trovare il Signore. Alleluia. E voglio anche dire in generale a tutti, quale può essere l'ostacolo che ci separa dal Signore? Ecco. L'ostacolo che ci separa dal Signore è il peccato. È il peccato che crea una separazione fra noi e Dio. È a causa del peccato che noi non riusciamo ad avere comunione con Dio, non sentiamo la sua presenza, non possiamo interagire con Lui e non possiamo neppure ricevere tutte le benedizioni e il bene che Lui vuole fare a ognuno di noi. E a volte riuscire a comprendere questo, che sia il peccato che ci ha separato da Dio, non è facile, perché siamo così lontani da Lui nel tempo, nel cammino che noi abbiamo fatto e nelle conseguenze che questo peccato ha avuto nella nostra vita, che non è facile. Il peccato indurisce il nostro cuore. Ecco, se qualcuno in questo momento pensa di essere indurito nel suo cuore, bene, il Signore può, alleluia, non dico ammorbidire, ma addirittura cambiare completamente, amen, il suo cuore, amen, e dargli un cuore di carne, amen, nuovamente. Però amen, voglio ritornare a quello che stavamo dicendo prima. Siccome il peccato è quello che ci separa da Dio ed è la causa della nostra separazione, noi dobbiamo cominciare da lì, avere una coscienza di questo peccato, individuare il peccato nella nostra mente, comprendere quale sia questo peccato. Se parliamo di quella che è stata la mia esperienza, ecco, è un'esperienza particolare. In genere, comunque sia, ognuno di noi ha bisogno dell'aiuto di Dio, amen, per poter individuare il peccato. C'è chi lo può fare in poco tempo, aiutami tu, Signore, a vedere il mio peccato, e Lui lo farà. C'è chi in questo momento, magari ascoltandoci, una coscienza del peccato già la tiene, già sa qual è il suo peccato, e c'è chi si è così allontanato da Dio che una coscienza del peccato non ce l'ha più e non sa neppure che cosa significa.
il peccato, che cosa sia il peccato. Chiedo scusa. Prego, prego, prego. E quello che in questo momento stiamo appunto trattando è la causa del motivo per cui si perde l'identità a cui facevamo riferimento. Quindi lascio a Giancarlo continuare. Stiamo appunto parlando del peccato, che è la causa che toglie via l'identità. Prego. Sì, infatti, riferendomi a quella che è stata la mia esperienza riguardo a queste cose, al peccato, ecco, io devo dire che ero molto portato a considerare il peccato degli altri, gli errori degli altri, le cose, le mancanze degli altri, e attribuivo i miei mali in nessun momento al mio comportamento, a quello che io avevo fatto e al mio peccato, ma piuttosto a quello che avevano fatto gli altri nella mia vita e come avevano influenzato negativamente la mia vita, e che potevano essere magari gli amici, i genitori, le circostanze, le esperienze della vita che avevo vissuto. E un certo cambio nella mia vita ci fu quando incominciai a pormi la domanda se non potessi essere stato io la causa delle situazioni che stavo vivendo, perché io mi trovavo in quel momento della mia vita in un deserto, nella tristezza, nel disagio psicologico, morale. E allora anche a causa di forse scelte sbagliate che hai dovuto affrontare. Ma guarda che Michele, che in realtà incominciò a balenarmi nella mente perlomeno il dubbio, la possibilità che io avessi potuto fare qualche errore, figurati tu, qualche errore. E così cominciai una ricerca introspettiva. Non davo più la colpa ad altri che avessero potuto influenzare la mia vita, ma a me, che cosa avevo fatto? Cominciai a cercare gli errori, le cose che non avevo fatto bene. E ti devo dire, Michele, dovetti scavare tanto, perché i peccati nella mia vita c'erano stati, ma io li avevo sepolti così bene, così tanto, che non riuscivo più a trovarli. Nemmeno più a vederli, a identificarli. Esatto, perché figurati che quando poi li tirai fuori e cominciai così a spolverarli, a esaminarli, a cercare di comprendere di che cosa si trattasse, e alla fine, finalmente, mi resi conto che erano peccati, che io avevo disobbedito al Signore, che avevo fatto un cammino differente da quello che è il cammino che Lui voleva per me. E così incominciai ad avere coscienza del peccato. Così cominciai a comprendere che era il peccato che mi aveva separato da Dio. E questo fu un primo importantissimo passo. Sembra quasi scontato il passo della riconoscenza del proprio peccato, però Gesù a più battute ha dovuto mettere in evidenza il grande problema della riconoscenza del peccato dell'uomo. Diverse volte ha dovuto intrattenere degli insegnamenti proprio per mettere in evidenza che molti degli atteggiamenti di chi aveva di fronte erano appunto dei peccati che separavano quelle stesse persone dal ricevere la parola che era Cristo. Poi ci rendiamo conto che passano gli anni, le epoche si vanno avanti, ma le difficoltà dell'uomo sono sempre le stesse. Certo. E quindi molte volte siamo vittima della non riconoscenza, dell'inconsapevolezza di essere dei peccatori. Certamente, Michele. Ed è fondamentale, Michele, in questo, in quello che tu stai dicendo, avere il giusto metro per poter individuare il peccato. Perché se ci rifacciamo a quello che è il senso morale, dobbiamo ammettere che il senso morale non è un metro stabile
ed è differente da persona a persona. Ognuno può avere un metro morale differente. In realtà il metro giusto, esatto, per poter identificare il peccato, vederlo, riconoscerlo, è la legge di Dio. È grazie alla legge di Dio che una persona può individuare il peccato nella sua vita. E guarda, Michele, in realtà la legge di Dio è stata data agli uomini per questo, non affinché gli uomini fossero giustificati, ma proprio perché attraverso di essa gli uomini potessero individuare il peccato. E così successe nella mia vita che, alleluia, a un certo punto, ecco, io cominciai a desiderare di confrontarmi con la parola di Dio, di trovare la parola di Dio. E ti devo dire che non fu una cosa facile neppure trovare la parola di Dio, benché ci fosse anche un'organizzazione alla quale oggi anche io appartengo, che è quella dei Gedeoni. Mi fu completamente molto difficile riuscire a trovare una Bibbia, non sapevo dove riuscirla a trovare. In effetti, in un albergo successe che nel comodino trovai una Bibbia, così incominciai a questa ricerca, e fu in questa maniera che quel metro di cui parlavamo prima, la legge di Dio, cominciò di nuovo ad arrivare al mio orecchio. E così, a poco, questo mi aiutò a riavvicinare. No, ad avere una coscienza del peccato. Di avvicinamento non se ne parlava ancora. Sì, sì. Signore, non riuscivo a trovarlo. Alleluia. Però perlomeno avevo coscienza di quello che mi aveva allontanato. Certo. E questo fu a poco una coscienza del peccato che si andò maturando. Alleluia. E si andò preparando, perché era fondamentale per poter ritrovare Dio, era un passo fondamentale. Insieme alla coscienza del peccato si incominciò a formare nel mio cuore, nella mia vita, anche un qualcosa di molto importante, che era un'attitudine nuova rispetto a questo peccato. Finalmente cominciavo a odiare e a detestare il peccato, perché non è solamente necessario avere una coscienza del peccato, ma è anche importantissimo detestare questo peccato. Sì. E la considerazione di quelle che erano le conseguenze del peccato nella vita di una persona, in particolare della mia vita, mi aiutò a detestare il peccato, perché il peccato, diciamo, ha anche una componente di piacere. Una persona può provare piacere nel peccare. E quindi, provando piacere, uno non può detestarlo, il peccato. Ma quando una persona comincia a vedere le conseguenze che questo peccato ha nella vita di una persona, ecco che può detestare il peccato e maturare un desiderio di essere liberato dal peccato. Vero. Perché il peccato agisce nella nostra vita creando colpa in noi e creando anche dipendenza in noi, nel senso che anche se volessimo liberarci dal peccato non ci riusciremmo, perché il peccato ci rende schiavi. E queste due cose, coscienza del peccato e desiderio di essere liberati,
fa sì che noi siamo pronti per ricevere praticamente la risposta, la soluzione del Signore a questo grande problema della nostra vita che ci ha separati da Dio. Giancarlo, qualcuno ci accusa nella nostra, diciamo, nella nostra quotidiana routine di predicazione da figli di Dio. Tutti i figli di Dio leggono la parola di Dio e la condividono, e la parola di Dio parla appunto di peccato, differentemente non si potrebbe parlare di salvezza. Siamo in un tempo in cui il mondo si regge sulla creazione di bisogni e sulla soddisfazione dei tali. Allora tutti quanti, almeno quelli più scettici, che vogliono e che vanno contro la predicazione del Signore, queste sono in realtà delle situazioni che noi viviamo anche interagendo con molti amici che ci scrivono, i quali dicono: ma il peccato non esiste, è un'invenzione della religione, è un'invenzione dell'uomo che è servito in qualche modo ad assoggettare i singoli ad una certa ad un certo modo di pensare per poi presentare il controllo, eccetera eccetera. Ma è così difficile accorgersi veramente del grande problema del peccato? E poi perché si rincorre così tanto a doverlo in qualche modo giustificare per non vederlo più? Perché in alcuni casi poi accade anche questo, no? Nelle predicazioni degli ultimi tempi si vede questa rincorsa a voler necessariamente coprire quello che di sbagliato c'è nei confronti di Dio e anche nell'offendere il nome del Signore palesemente, e non si chiama più col proprio nome, col nome che la Bibbia, che la parola di Dio dà a questo grande problema che è appunto il peccato. Mi piace questo argomento perché sembra proprio essere quasi inflazionato, ecco, una parola inflazionata, il peccato, tanto che nessuno ne parla più. Ma come possiamo difenderci da questo grande problema? È solamente con ritornando al Signore, cercando di ritornare al Signore. E hai detto bene, Michele, il problema è proprio questo: all'inizio è riuscire ad avere una percezione del peccato, di comprendere che cos'è il peccato. E ti dico, ti ripeto, nella mia vita io ero arrivato a un punto che per me la parola peccato non aveva senso, non aveva un significato, non sapevo che cosa fosse. Ma fu proprio grazie alla legge di Dio, quando essa venne, incominciò a tornare al mio orecchio, alleluia, che incominciai ad avere percezione di, alleluia, quello che il peccato era. E c'è anche un altro strumento che ci aiuta quando noi siamo disposti a farci aiutare, ed è la coscienza. La coscienza ci suggerisce quello che è bene e quello che non è bene, quello che è buono e quello che no. Solamente che anche la coscienza subisce un danno quando noi la trascuriamo e ci allontaniamo da Dio. Anche quella che all'inizio ci riprende e ci suggerisce qual è il cammino giusto, anche quella si blocca. Quel lago della coscienza, a un certo punto, se noi trascuriamo la coscienza, la parola di Dio dice che naufraghiamo in quanto alla coscienza e alla fede. Per cui alla fine non chiamiamo più Dio con il suo nome e non lo riconosciamo più, e perché naufraghiamo. È vero. Ma la parola di Dio, quando torna alla nostra vita, ecco che risveglia la coscienza. E allora noi cominciamo un lavoro che ci porta a un pentimento, e con quel pentimento noi siamo pronti per ricevere la salvezza. La salvezza. Amen, amen. Perché poi questa, questa conoscenza di Dio e questa salvezza, lo voglio dire a quelli che credono, ecco, di non avere fede sufficiente, di non avere fede. In realtà, quello di cui c'è bisogno per riuscire ad avere salvezza è un perdono,
è il perdono che ci fa riconciliare con il Signore. Amen. E questo perdono si ottiene chiedendoglielo, parlando con Lui finalmente. Alleluia. E dicendo: Signore, perdonami. Alleluia. Quando noi comprendiamo che il problema della nostra vita è il peccato, alleluia, tutto quello che dobbiamo fare è chiedere perdono, alleluia, a Dio. Alleluia. E il perdono arriva immediato. Alleluia. E qui, Michele, si risolve anche il problema dell'identità, perché noi in quel momento la ritroviamo, l'identità. È vero. Quando chiediamo perdono al Signore. Alleluia. Amen. Quando noi chiediamo perdono a Gesù, e il Signore ci perdona. Amen. Perché Lui ha pagato un prezzo per il nostro perdono. Ha pagato il prezzo che si doveva pagare per i nostri peccati. E questo è anche molto importante. Questa mattina proprio la voce se ne sta andando, Michele. ti lascio lo spazio e il tempo per bere un sorso, così riprendi un attimo la voce. Ringrazio il Signore perché in questo argomento, che sembra veramente la cosa che mi colpisce tantissimo, è che quando abbiamo a che fare con argomenti che riguardano l'anima, Giancarlo, noi tendenzialmente diamo sempre tutto per scontato. Invece quando scendiamo con questa tranquillità e con questa profondità negli argomenti che riguardano l'anima, io sono un appassionato di antropologia biblica e mi piace tantissimo collocare anche con la coscienza nel mondo dell'anima e anche dello spirito. Ma ringrazio il Signore perché tante volte è proprio quello che manca, appunto la riconoscenza dei propri errori. E noi semplifichiamo dicendo orgoglio, lo chiamiamo così, semplifichiamo dicendo disobbedienza, ma poi ci rendiamo conto, e prima facevi cenno al naufragio della fede, quando siamo dinanzi a dei credenti che predicano essere credenti e vivono la loro vita con Gesù, e ci troviamo proprio dinanzi a delle personalità che da credenti dichiarati vivono dei grandi problemi di coscienza, e lì ci facciamo qualche domanda in più e diciamo: Padre, aiutami ad avere una consapevolezza chiara di che cos'è l'errore, perché questo confine è sempre continuamente attentato, il confine tra peccato e santità, tra peccato e salvezza, è continuamente attentato dal nemico, anche dall'odierna predicazione. Dobbiamo sempre fare molta attenzione. Lo Spirito Santo oggi ci richiama ad avere il discernimento giusto nel comprendere quale sia la sua volontà attraverso una predicazione sospinta dallo Spirito Santo e che viene dalla parola di Dio. Dobbiamo fare molta attenzione perché viviamo in un tempo in cui potrebbe molto facilmente darsi che siamo legati a delle convinzioni più religiose che bibliche, quindi bisogna veramente fare molta attenzione, restare radicati nel discernimento che proviene dallo Spirito Santo per individuare il peccato. Una domanda ci è arrivata, te la rivolgo subito, così ti do anche un po' il tempo di riprendere la voce. C'è una nostra amica che ci dice: quando si parla di identità violata, qualcuno potrebbe, alterata, ecco leggo la domanda così non sbaglio nulla, e qualcuno potrebbe in qualche modo pensare che chi manca di identità è soltanto l'ultimo, gli ultimi, si colloca negli ultimi della società. Ma tante volte la mancanza di identità nella società è anche un problema che assale i più conosciuti nella società. Qualcuno che ha probabilmente già i personaggi più in vista, anche quelli vivono l'identità. Quindi la nostra amica ci invita a specificare che i problemi di identità non sono soltanto quelli che riguardano i poveri, ma anche quelli che riguardano le varie aree della società, e quindi ci chiede di mettere in evidenza questo aspetto. Cosa ci dici riguardo a questo? Sì, certamente è giusto quello che dice questa ascoltatrice, perché questo problema di identità si risolve solamente quando il Signore, il Dio, interviene nella nostra vita e risolve il problema del peccato. Come lo risolve il Signore? Lo risolve
facendoci nascere di nuovo, dandoci vita nuova. E questa vita nuova inizia con una nuova nascita, praticamente. Allora si risolve il problema della mancanza di identità. In quel momento, con una nuova nascita, e la soluzione della mancanza di identità è la vita che il Signore ci dà. E di questa vita ne abbiamo bisogno tutti, perché tutti abbiamo un'identità su questa terra, dataci da una nascita naturale. Noi siamo nati da un papà e da una mamma, siamo entrati a far parte di una famiglia che viveva su questa terra e ci ha permesso di nascere su questa terra. Ma noi oggi stiamo parlando di un'altra identità, di una identità che riceviamo nello Spirito, perché quello che nasce il giorno che noi chiediamo perdono a Dio è lo Spirito, è uno Spirito che nasce nuovo, viene rigenerato, e quindi sia esso un poveretto o sia esso uno scienziato, tutti abbiamo bisogno di una nuova nascita. Amen, amen, alleluia. E voglio, vorrei, se tu mi permetti, Michele, certo, ricordarmi di quelli che furono le prime, ricordarmi di quelle che furono le prime esperienze di questa nuova nascita. Intanto, ecco, voglio ricordare che io ero alla ricerca di Dio. Dove stai? Come faccio per trovarti? Era una cosa incredibile, non riuscivo a trovare Dio, ma un attimo dopo di chiedere perdono al Signore, ecco che incominciarono a uscire parole nuove dalla mia bocca. Alleluia. E la prima fu grazie. Alleluia, alleluia. Grazie. Alleluia. Grazie. Alleluia. Piangendo, non più di disperazione, ma di gioia, amen, io ringraziavo il Signore. Grazie, Signore. Alleluia. Grazie. E quando dicevo grazie, io sentivo che Lui mi ascoltava e compresi che lo avevo trovato. Alleluia. Lo avevo trovato. Alleluia. E dopo di dire tante volte grazie, di ringraziare veramente con tutto il cuore il Signore, quello che uscì dalla mia bocca fu papà. Wow. Lo chiamai papà. Wow. E chi possiamo noi chiamare papà? Alleluia. Se non papà. Alleluia. Era lui il mio papà. Ma perché era lui il mio papà? Perché mi aveva rigenerato. Alleluia. Ero nato di nuovo e lo potevo chiamare papà. Alleluia. E quindi, ecco, vedi il discorso che stavamo facendo prima dell'identità. Avevo un fondamento su questa nascita che c'era stata. Wow, alleluia. Ero diventato parte, amen, della famiglia, amen, di Dio. Alleluia. Potevo chiamarlo papà ed ero fratello con quelli che erano nati di nuovo e avevo comunione con mio padre e anche con i miei fratelli della stessa famiglia. Alleluia, grazie. Queste, alleluia, erano le novità di questa nuova vita e dell'appartenenza a questa famiglia e dell'essere divenuto un figliuolo di Dio. Alleluia, gloria a Dio. Perché, alleluia, diciamo, essere figliuoli di Dio non è un titolo onorifico, ma è la conseguenza di una nascita. Amen. Siamo figliuoli suoi. Alleluia. Perché è Lui che ci ha dato questa vita nuova.
di cui noi avevamo bisogno. Alleluia, grazie Signore, amen, gloria a Dio. C'è una meravigliosa espressione di un nostro amico che dice in questo giorno: nuova nascita, nuova vita, la scoperta di una nuova famiglia. Sì, perché come appunto stavi dicendo, l'identità nuova si colloca all'interno di una famiglia che è quella di Dio, quindi figlio di Dio e anche fratello e sorelle dei figli di Dio, quindi c'è un senso di appartenenza forte. In questo giorno, e con questo mi rivolgo prevalentemente a quanti si trovano in questa situazione, in questo giorno noi vogliamo rivolgere proprio un invito a quanti stanno cercando il Signore, a quanti in questo momento stanno cercando di vivere, stanno in qualche modo chiedendo a Dio di presentarsi alla propria vita e stanno sottovalutando la presenza del Signore lì accanto a loro. Innanzitutto partiamo dal presupposto che se stai ascoltando questa storia, se stai seguendo questa chiacchierata tra due amici, è soltanto perché lo Spirito Santo ti ha condotto, forse facendo zapping col tuo telecomando ti sei soffermato su questa trasmissione. Noi siamo in diretta, in questo spazio ti vogliamo dire che Dio ha bisogno, vuole con tutto se stesso presentarsi alla tua vita, sta cercando la tua attenzione, un'attenzione che supera probabilmente i tuoi tentativi di poterlo incontrare, e quello che lui vuole fare in questo giorno è presentarsi a te con l'unico linguaggio capace, sin dalla tua creazione, capace di Dio, che è l'amore. Egli con l'amore suo si sta presentando a te e ti sta anche dando l'opportunità di essere ascoltato da Lui. Quindi, proprio in virtù di quello che ci siamo detti e basando le nostre dichiarazioni su questa meravigliosa storia di conversione, vogliamo proprio darti una buona notizia. Dio vuole salvarti, Dio vuole presentarsi alla tua vita in modo concreto. Comincia a riconoscere qual è il tuo peccato, comincia a dire proprio: Signore, dove ho sbagliato? Perdonami, aiutami in questo percorso di consapevolezza dell'errore e aiutami a comprendere quanto di meraviglioso c'è da scoprire di questa relazione nuova. C'è necessità del nuovo. Non puoi essere quello che sei stato fino ad oggi. Non può essere. Dio non viene nella tua vita per farti un uomo o una donna migliore. Dio vuole trasformarti completamente e non è un qualcosa che può partire dalla tua capacità. Quindi stai tranquilla. Stai tranquillo, non è perché tu sei destinatario o meritevole della salvezza. Tu sei e puoi essere trasformato perché Cristo, alleluia, ha già pagato il prezzo per una possibile tua trasformazione. Però oggi è necessario che tu apri il cuore. Questa trasmissione sta arrivando al tuo cuore soltanto perché lo Spirito Santo, amen, vuole operare potentemente in te. Quindi apri il cuore, più che le orecchie, apri il tuo cuore in questo giorno. Rivolgiti non a noi, sta comparendo il numero della trasmissione, più volte lo facciamo comparire perché? Perché al 379-2710854 tu puoi scrivere i tuoi messaggi e le tue domande e noi siamo felici di poter interagire con noi. Ma chi sta rispondendo al tuo grido interiore è Gesù Cristo stesso, che in questo tempo si sta avvicinando a te, forse come mai prima, alleluia, e in questo incontro meraviglioso tu potrai fare un'esperienza straordinaria, l'esperienza che cambierà completamente il tuo modo di essere. Perché? Perché si avvale della funzione di una trasformazione radicale della tua vita. Siamo veramente molto felici. Io vorrei, siccome abbiamo veramente pochi altri minuti, Giancarlo, abbiamo circa 10 minuti, io vorrei proprio fare, innanzitutto ti do la parola se vuoi aggiungere qualcosa su quello che ho appena detto, poi dopo vorrei fare accenno alla tua attività secolare, perché ci sono delle meravigliose lezioni da poter ricavare da essa, poi magari possiamo approfondirla in un secondo appuntamento più avanti, ma intanto vorrei chiederti se hai qualcosa da aggiungere sull'invito che ho rivolto ai nostri amici a casa. Sì, Michele, io voglio parlare a lui, a lei, a te, alleluia, che stai ascoltando. Sì, sì. Ci siamo sentiti dire che la fede è una cosa importantissima, e lo è, ma in questo momento, se tu senti
che la tua fede non è grande, io ti consiglio di partire da un'altra cosa, dalla disperazione. Dalla disperazione che tu senti in questo momento, dal bisogno che tu senti in questo momento di trovare il Signore, dalla salvezza che tu aneli con tutto il cuore. Amen, sì, Signore. Parti dal tuo dolore, parti da questa disperazione. E chiedi perdono. Amen. Chiedi perdono al Signore Gesù. Gesù, grazie. Alleluia, alleluia. Inginocchiati a terra. Grazie, Signore. Alleluia. Grazie. E dici: Signore, perdonami, alleluia. Perdona il mio peccato. Amen. Sì, Signore. Entra nella mia vita. Amen. Alleluia, grazie. Liberami dal peccato. Sì, Gesù, grazie. Alleluia. Alleluia, grazie. E allora Lui lo farà. Perché non sta aspettando altro. È stato chiamandoti, è stato bussando alla porta della tua vita, del tuo cuore, tutto questo tempo. E sta aspettando che tu gli dica solamente perdonami. Non devi fare altro. Non ti devi iscrivere. Hai bisogno solo di un perdono. E questo arriverà. Nel momento nel quale tu lo chiedi, alleluia. Quello che devi avere è solo la consapevolezza del tuo peccato. Alleluia. E se oggi sei stato benedetto dal Signore e hai questa consapevolezza, devi solo chiedergli perdono. Amen. Alleluia. E il perdono lo riceverai. E con esso una nuova vita. Anche tu nascerai di nuovo e anche tu farai parte della famiglia di Dio. Alleluia. E sarai concittadino. Alleluia. La parola dice dei santi. I santi sono quelli che, alleluia, hanno, grazie, chiesto Padre, perdono a Dio. Amen. Alleluia. E sarai parte della cittadinanza di Israele. Sì, Signore, grazie. Ecco, tutto, alleluia, questo solamente chiedendo perdono a Dio. Oh, Signore, grazie. Lui lo farà. Alleluia. Ha pagato il prezzo. Alleluia. E gratuitamente ti perdonerà. Alleluia. Quindi, alleluia, se mi permetti, Michele, vorrei pregare insieme a te, sì, perché tutto ciò possa avvenire adesso, in questo, amen, momento, amen, nella tua vita. Amen. Sì, Signore, grazie. Signore, ti ringraziamo. Oh, Signore, alleluia. E ti lodiamo perché tu hai permesso questa mattina, oh, che tutto ciò potesse avvenire. Oh, ti vogliamo chiedere, Signore, alleluia, per questa persona che ti sta ascoltando in questo momento, Signore, perché possa, oh, oggi, Gesù, Signore, venire a te. Amen. Sì, e con, Signore, tutto il cuore, alleluia, chiederti perdono, alleluia, chiederti, alleluia, perdono, sì, per i suoi peccati, oh, e riceverlo, Signore, perdona, perdona, e ricevere, Signore, nuova vita, Signore. Oh, ti chiediamo, Signore, di benedire il proposito, oh, che tocca, tu hai, tocca, nella vita, alleluia, di questa persona. Tocca, e ti chiediamo, Signore, di benedirlo e, oh, di, Signore, accettarlo, di riceverlo, Signore, e di aiutarlo, alleluia, perché, alleluia, finalmente, alleluia, possa camminare nelle tue vie, Signore. Amen. Te lo chiediamo in nome di nostro Signore Gesù. Oh, Signore. Amen. Amen. Alleluia. Grazie, Padre. Grazie. Alleluia. Vi ringraziamo. Grazie, Giancarlo. Grazie per questa preghiera. Grazie a te, Michele. E vogliamo veramente ringraziare il Signore per questa opportunità. E il Signore ha guardato il tuo cuore, ha perdonato i tuoi peccati. Adesso, da uomo, donna pura, davanti agli occhi suoi, inizia il tuo percorso di ravvedimento e accetta la salvezza nel tuo cuore. Fallo diventare il tuo Signore, fallo diventare la benedizione che tu stavi aspettando. Concedigli, esattamente come farebbe. Come faresti anche tu, entrando in una stanza adorna, pulita, concedigli di abitare.
alleluia, nella tua vita. In che senso, in che modo? Affacciandoti alla parola di Dio, cominciando a leggere la parola di Dio, la Bibbia, sto parlando della Bibbia, cominciando ad avere dei momenti di preghiera costante. Quante volte tu hai bisogno nella tua vita di parlare con chi ami? Pensa un po' che in questo momento il Dio che tanto ti ama si è avvicinato a te, ha perdonato i tuoi peccati, vive dentro di te e desidera conversare con te. Quindi questa conversazione la puoi avere proprio pregando, nella preghiera. Infatti è proprio il cuore del rapporto con Dio la preghiera. Giancarlo può confermare, perché essendo responsabile della torre di intercessione e anche componente dell'Hope Alliance House of Prayer in Italia, appunto l'alleanza che unisce tutte le case di preghiera, Giancarlo può mettere proprio un punto sull'importanza della preghiera. Prima di lasciarci, qualche minuto sulla importanza della preghiera. Sì, perché giustamente, Michele, quello che tu hai detto è una cosa importantissima. Quando noi chiediamo perdono al Signore, il Signore ci dà una vita nuova, uno spirito nuovo, e noi vediamo che riusciamo finalmente a parlare con il Signore. Alleluia. E quella è preghiera. Amen. E quindi noi sentiamo, cominciamo, il nostro cuore si apre all'amore per Dio. Alleluia. E anche all'amore per gli altri. Amen. E la preghiera è questo, è parlare con Dio e anche pregare per gli altri. Noi possiamo chiedere al Signore per il bene delle persone che ci stanno vicine, che sarebbero il nostro prossimo, e il Signore farà un gran bene a queste persone. E questa è l'importanza dell'intercessione. Sì. Ecco, il Signore ci dà una prospettiva nuova quando noi nasciamo di nuovo, ed è il nostro prossimo. La sfida è riconoscere nelle piccole cose, nelle persone che stanno intorno a noi, Lui, il Signore Gesù, è presente nel nostro prossimo e vuole, ci spinge alla preghiera per loro, a portare i loro pesi a Lui, ad aiutarli, ad amarli, a fare loro quello che noi vorremmo che loro facciano a noi. E tutto questo è preghiera, tutto questo è intercessione. Alleluia. Ed è qualcosa che può iniziare nella nostra vita. Alleluia. E il Signore ha un proposito meraviglioso nella vita di ognuno di noi. Amen. Michele. Amen. E lo porterà a compimento. Amen. Gloria a nome del Signore. Grazie Giancarlo, grazie per questa finestra aperta sulla tua storia, su alcuni particolari che riguardano appunto la tua storia di conversione, di avvicinamento al Signore, e anche quest'ultimo punto che riguarda l'intercessione. Ti voglio ringraziare, Dio benedica la tua vita e tutto quanto ti dà da svolgere all'interno della meravigliosa opera sua qui in Italia. Grazie di cuore Giancarlo. Amen. E grazie a te Michele, e grazie al Dio e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Amen. Grazie di cuore, Dio ti benedica. Vi ringraziamo cari amici, grazie per questo spazio che avete seguito in diretta. Siamo felici anche perché il nostro scopo è questo, quello di mettere a disposizione della intera nazione le storie di conversione che Dio realizza nelle vite di ognuno di noi. Attenzione, se qualcuno può cominciare a pensare che siccome tu sei bravo a spiegare quello che vivi, allora sei irresponsabile di dover raccontare la tua storia. No, niente di tutto ciò. Ognuno di noi è in realtà il frutto di una serie di esperienze che fa nella vita, e quelle esperienze in qualche modo Dio ti chiama a raccontarle, specialmente se sono esperienze che ti hanno portato ad incontro con il Signore. Quello che noi facciamo ogni giorno qui è proprio questo, quello di parlare al cuore di ognuno di voi con la consapevolezza che il Signore poi fa il resto, perché Dio sta in questo
questo momento continuando ad operare nella vita di quanti hanno ascoltato, e noi continueremo a pregare per voi. Con questo vi invito a continuare a scriverci, se volete, al nostro numero della redazione per restare connessi, e anche perché no, ci state mandando messaggi, non posso leggerli perché sono un po' off topic, ma ci state mandando messaggi nel dire come possiamo iniziare a leggere la parola di Dio, come possiamo cominciare a pregare, eccetera eccetera. Noi provvederemo a rispondere ad ognuno di voi a questo numero che vedete se ci scrivete un messaggio WhatsApp al 379-2710-854. Lo leggo anche per quelli che ci stanno seguendo dal podcast e dalla radio. Saremo proprio felici di continuare e di iniziare, perché no, una conoscenza, e suggerirvi un gruppo di credenti, di famiglia di Dio proprio nel vostro luogo geografico. Il nostro lavoro lo facciamo ogni giorno e siamo felici di continuare a farlo. Grazie per come ci avete seguito. Vi do appuntamento a Dio piacendo a domani con una nuova diretta di review alle ore 12, sempre qui sul vostro canale Cristiano Parole di Vita. A presto, Dio vi benedica, pace e shalom.